dai un po' della tua energia oggi. Ciao, Anto. Ne abbiamo bisogno. Fede, tu che cosa ci fai oggi? Oggi, Anto, ti faccio la ricetta più litigata d'Italia. Esatto. Fatta con 5C. Il cacciucco. Il cacciucco. Cacciucco alla, alla livornese. Alla livornese, sì. Ok, sì, perché sì. Dici che è la ricetta più litigata d'Italia? Perché è fondamentalmente una ricetta dove dice no, io ci voglio, ci metto la gallinella, io ci metto lo scorfano, io ci metto la triglia, il nasello. Diciamo, è una ricetta che nasce molto, tanto tempo fa, dove veniva, insomma, rimesso nella pentola tutto ciò che avanzava, quindi anche come tutti i pesci di riutilizzo. E quindi ad esempio, io oggi metto la seppia, magari c'è chi dice metto il nasello, quindi è una ricetta molto discussa. Vabbè, quindi sappiamo già che è discussa. Ma più che altro non è che uno prendeva il pesce e metteva nel frigo, no? cioè il pesce che pescavi il giorno facevi il cacciucco. È giusto. Allora, adesso poi ci racconterà qualcosa di più, sì, Lorenzo, del cacciucco. Intanto vediamo gli ingredienti, cosa serve per fare quello che il vero non esiste. Abbiamo detto che... Ma tutto ciò che è tradizionale è un po' esatto, discusso, quindi diciamo che questa è la mia versione, quella che ho fatto per tanti anni dove ho lavorato. Io ho lavorato anni a Livorno e quindi mi è rimasto un po' nel cuore, giusto, questa ricetta. È vero, è bello. Quindi vado a mettere il polpo, vado a mettere le cozze, vado a mettere il branzino, vado a mettere la rana pescatrice, dei gamberi, delle seppie, dei moscardini. E poi vado a mettere la passata di pomodoro, ovviamente faccio un bel fondo di sedano, carote e cipolla, aglio, fette di pane alla fine, tanto belle agliate, naturalmente insipide, sì, che non, senza sale, concentrato di pomodoro, peperoncino e brodo di pesce. Brodo di pesce che serve sempre, sappiamo che il brodo o di pesce, certo, di carne o anche vegetale serve. Okay. Allora partiamo, dai, partiamo. Allora iniziamo subito a fare il polpo. Nel frattempo la nostra pentola l'abbiamo accesa, così prepariamo il bel fondo. Quindi ci vuole una bella pentola larga, sì, così, sì, di ghisa. Cosa mi puoi dire intanto che puliamo il pesce del cacciucco ancora? Allora, Lorenzo? Io ti... No, diceva Lorenzo. Ah, beh, anche Fede, no, in realtà... No, ma poi anche lui, certo. Il cacciucco è, senza offendere nessuno, uno degli infiniti brodetti e zuppe di pesce di cui le nostre coste sono popolatissime. È chiaro che la principale differenza sta nella qualità, non in termine qualitativo, ma la differenza del pesce tra l'Adriatico e il Mediterraneo. Cioè l'Adriatico è il Tirreno ha fondali rocciose, fondali profondi, e quindi il tipo di pesce che si può trovare può essere diverso in base alla stagione, ma anche per il sapore. Nel Tirreno troveremo più striglie di scoglio, mentre nell'Adriatico tenderemo a trovare triglie di fango, quindi i sapori di queste zuppe cambiano in base dove si trova. Assolutamente. Sì, è quello che si pesca poi. Ma infatti lui ha detto, vedi, io il cacciucco l'ho imparato a quando lavoravi a Livorno. Hai lavorato, sì, tanti anni a Livorno. Ho lavorato per 3-4 anni a Livorno in due momenti diversi, però il cacciucco si faceva spesso e lo andavo a mangiare anche in queste sagre dove si facevano, vero, i pentoloni. E quelli devono essere veramente buoni, le sagre di cacciucco, sì, perché qua non le fa in grande quantità. Comunque è vero, è un po' quello che trovavi nel mare, non c'era il frigorifero, lo buttavi in padella, sì, quello che c'era c'era. Adesso... La cosa importante, Anto, sicuramente è che ci sia dei crostacei, dei pesci di scoglio, che ci sia dei pesci all'isca. L'importante, c'è un po' mix. L'importante è che le tipologie devono essere tutte presenti, diciamo. Sì. Ok, perfetto. Sì. Poi uno può variare, può mettere la triglia, lo scorfano, una gallinella, l'importante è che ci siano queste tre tipologie. Antonella, ecco, è un'ottima ricetta per variare anche la cottura del pesce, dato che dovremmo consumare almeno 3 volte la settimana. Questa è una ricetta gustosa che può essere anche leggera. E quindi, poi questa è buonissima. Adesso abbiamo messo sedano, carote e cipolle, un grande spicchio d'aglio. Sì, e lo lasciamo, diciamo, rosolare un po'. Nel frattempo abbiamo tagliato il polpo e lo mettiamo anche questo. E questo è bello saporito, ragione Velina, perché non è che uno può sempre mangiare il pesce bollito, no? Sì. Quindi invece in questo modo tu è sano, ma mangi anche una roba gustosa, perché il cacciucco... Allora, diciamo che prima si mette il polpo perché là è, diciamo, l'ingrediente che ci vuole di più a cuocere. Quindi poi anche il modo di mettere i pesci, quello che naturalmente ha più tempo di cottura, deve essere, sì, messo per primo. Ovviamente anche qui c'è anche una piccola particolarità, Anto, perché devi sapere che una volta questo tipo di zuppa veniva fatta, veniva molto poltigliosa, quindi il pesce, cioè, tendeva a rompersi tutto, quindi diciamo che buttavano tutto dentro e lo lasciavano, certo, cuocere per un bel po'. Io oggi ti faccio una versione leggermente più, tra virgolette, televisiva, chiamano un po' come ti pare, ma dove dei il pesce... sono anche cambiati un, sì, po', no? Sì, dove il pesce rimane anche bello intero, okay, e si vede anche, così e si lo vede anche, diciamo, bene. Più ordinata, più, sì, tipo, sì, ecco, così. Allora, senti, parlando del carnevale, no? Sì. Perché vabbè, non ricordiamo, oggi è Giovedì Grasso, abbiamo detto, insomma, è un momento così, però è anche vero che torniamo indietro nei ricordi, sì, no? Ma tu avevi una maschera in particolare con cui ti
travestivi, ti vestiva la tua mamma? Allora, Anto, io mi sono vestito per tanti anni, ovviamente quando ero un po' più piccolo, mi piacevano molto i supereroi, quindi mi piaceva molto tutti Spider-Man. Io ero fatito di Spider-Man, dei Power Ranger, ti ricordi i Power Ranger? I Power Ranger, quindi diciamo me che... Me le ricordo, io sono molto più grande di te, quindi mi ricordo tutto, ecco. Diciamo che mi sono sentito sempre un supereroe anche nella vita, quindi diciamo mi piaceva vestirmi. È bello sentirsi così. Adesso tua figlia la vesti? Mia figlia sì, la vesto, domenica la porto... È perché loro poi vogliono andare in giro. Eccola qui, guarda, eccola. La Biancaneve, amore. Ovviamente c'aveva la mela verde, penso, sì. Però questa sì, gliel'ho fatta qualche giorno fa. Guarda che bella, amore. Che bello, sì. Poi le bambine vogliono sempre le principesse, sì. Biancaneve. E poi vuole essere sempre vestita da babbo. Sempre da tu la devi vestire. È babbona lei, eh. Lei è babbona, ma tutte le bambine sono babbone. Sì, sì. Allora, poi... Allora, abbiamo messo la baccalà. Abbiamo messo il polpo, il moscardino e la rana pescatrice. La rana pescatrice. Mettiamo... Il baccalà non è previsto. Il baccalà no. Allora, diciamo che il branzino lo possiamo squamare o no, tanto fondamentalmente usiamo solo il bianco. E quindi noi l'andiamo a levare. Il branzino è un pesce che ci va nel caciucco? Diciamo che è un pesce, il pesce all'isca, quindi lo metti branzino. Quindi ci vuole come regola un pesce all'isca. Sì. Poi? Pesci da scoglio. Dai, questo coltello. Molluschi. Crostacei. Ok, quindi un po' di tutto, uno di tutto. Sì. Sì, poi noi, ecco, magari il coltello deve tagliare. Io ho imparato che quando il coltello taglia poco è più pericoloso del coltello che taglia tanto. È vero, taglia un po' poco il coltello, sì, sennò veniva anche meglio di questa roba qui. Però l'importante, noi facciamo... L'importante è tenere, portare via tutto e non lasciare niente. L'importante, sì, bravissima. Allora, facciamo una cosa, ma abbiamo l'acciaino, no? Affiliamo questo coltello, via l'acciaino. Sì, comunque, Anto, sai che il cacciucco è stato anche un po' il piatto che ha segnato una differenza nella grande distribuzione, un prima e un dopo. Ti ricordi c'era una famosa pubblicità di una famosa marca che faceva il cacciucco surgelato? E la città di Livorno si è un po' risentita perché ha detto no, questo non è il nostro cacciucco, e sono riusciti a far togliere alla livornese dalla busta. E quindi poi i marchi sono stati anche più attenti nel proporre anche nei surgelati ricette più attinenti, diciamo. Diciamo, infatti io sono serena perché Fusca è toscano, ha lavorato a Livorno e quindi... Non rischiamo. Mi sento, perché sai, quando tu vai a toccare certi argomenti e certe ricette, poi se la fa ad esempio un pisano questa ricetta, no, figurati. Non è possibile. Aiuto, no? Poi Livorno Pisa. Per quello ti dicevo. Invece tu Firenze, insomma, voi avete dei buoni rapporti. Sì. Poi mi sento un po' adottato, ti dico la verità, perché comunque avendo lavorato per tanto tempo, anche in età giovane, mi sento parecchio adottato, ti dico la verità. E adesso questa invece è la seppia. Questa è la seppia, la vado a fare a pezzettino. Ovviamente la possiamo fare sia a pezzettino o lasciarla intera. Dipende un po' dai gusti che ognuno ha. Fondamentalmente anche come tipo di cottura, ha una cottura lunga. Quindi se si rompe un po', chi non se importa. Ne frega. Ecco, sì, diciamo. Anzi. Poi intanto si ritrova tutto. Sì, sì, sicuramente. Vedo che tu però da bravo cuoco, ma anche da bravo papà e da attento, tiene tutto, capito? Adesso poi ti dico un'altra cosa del gambero quando lo andiamo a fare. Seppie perché, via. Perché comunque qui il problema è pulire il pesce, no? Per fare il cacciucco soprattutto, c'è la difficoltà di pulire il pesce. Sì, pulire il pesce. Ecco. Allora, a questo punto abbiamo i gamberi, mettiamoci anche questa. La rana pescatrice che poi è un pesce insomma pregiato, quindi te buttiamolo dentro. Sì, ecco. Sì. Allora, andiamo a fare anche questa a pezzettini. In questo modo qua. Poi dopo quanto ci andiamo a mettere il pane tostato, agliato, come si dice noi in Toscana, a bestia, e quindi viene... A bestia, a bestia vuol dire molto, molto agliato. Viene molto buono. Ma come lo fai il pane? Nel forno oppure sul fuoco? Si può fare sia in forno che sul fuoco. Io ti dico la verità, questa volta lo voglio fare in padella con un filo di olio, perché prende proprio quel colorino più dorato che mi piace anche di più, ti dico la verità. Ok, ci mancano ancora i gamberi. I gamberi e le cozze. Allora... Questo pesce va, cioè il gambero va lasciato diciamo intero, gli va levata solamente la parte del carapace, in questo modo qua. Dopodiché gli si lascia anche la testina, in questo modo qua, e gli va levato praticamente il filo intestinale dentro, quindi gli va fatta una piccola incisione così, Anto. E va tolto, perché quello è l'amaro, è da amaro, quindi potete lasciare, hai ragione Federico, in questo modo intero qua. Il gambero, anche perché è pregiato, così c'è tutto, però togliendolo il filetto che è l'intestino, perché dà l'amarogno. Bravissimo. Quando voi sentite che magari un gambero è amaro, E più che altro è una cosa sabbia. Che sappiamo...
Esatto, e poi è una questione importante. Addirittura ci si potrebbe mettere anche lo scampo, ci sta se avete magari più budget, come si dice. Se avete il budget, anche lo scampo, anche quello che trovate. Il pesce può essere stagionale, no? Può essere stagionale, perché anche il pesce è stagionale, no? Quindi adesso è... Ok, mettiamo i gamberi dopo, perché tanto devono andare. Il gambero dopo. Ecco, e poi abbiamo le cozze, giusto? Le cozze le mettiamo da ultimo. Ti dico un'altra cosa, Anto, perché questa è una piccola curiosità. Se avete il carapace del gambero, potete fare anche un ottimo bisque, perché insieme al brodetto ci starebbe bene. Quindi, carapace del gambero, se ci volete mettere anche la testa, ovviamente senza gli occhi, perché sennò rende la salsa amara. Se voi fate una bella bisque di crostaceo con... il brodo di pesce vi viene una salsa ancora più saporita, più buona. Quindi il guscio non si butta. Sottovuoto e congelatore. Perfetto. Allora, intanto Anto pulisco un attimo il banco. Sì, se vuoi lavarti anche le mani, c'è tutto, abbiamo l'acqua, abbiamo tutto, e poi si va al secondo passaggio. Sì, che è quello del pane, giusto? Che è quello... No. Adesso... Ah, no. Intanto andiamo a tostare, intanto andiamo a fare come vedi qua il... Ok. Andiamo a girare un po', lo saliamo... Lo saliamo così, lo pepiamo. Nel frattempo, se volete, ci potete mettere anche un peperoncino dentro. Intanto io levo questi, Anto, e si fa un po' di pulito. Un po' di ordine. Un po' di ordine. Poi ci manca il concentrato di pomodoro. Il pomodoro... Manca, sì. Allora, i gamberi. Certo. Ok, in questo modo qua. Naturalmente voi dovete... C'è una conseguenza un pochino più lenta, sì, no? Sì, però sì, è molto, chiaro molto. Che noi... andiamo più veloci. Andiamo un pochino più veloci. Poi ci mettiamo... La cozza. Ma si copre o si lascia aperto? Io lo copro. E poi il brodo o no? A questo punto ci va messo. No, il pomodoro. Il pomodoro. In questo caso, se voi avete una bisca di crostaceo, vi posso dire... Anche la bisca. Anche la bisca o addirittura meno pomodoro, perché... Perché comunque la salsa tende a essere rossa già di suo. È giusto, quindi mettete meno pomodoro e aggiungete la bisca. Bravissima. Allora, poi ci mettiamo anche il concentrato di pomodoro, Anto, che viene ancora più rosso, a me piace di più. Poi gli dà un bel sapore deciso. Poi sì, gli dà un bel sapore. Andiamo a girare in questo modo qua. Poi le ricette tradizionali uno le guarda o per imparare o per vedere le differenze. Con la sua. O per capire con la sua. E quindi adesso ci sono tanti livornesi che avranno, come dire, commenteranno nel bene e nel male il cacciucco. Ma noi l'abbiamo detto che lui l'ha imparato a Livorno, ma poi l'avrà personalizzato. Poi ognuno anche a seconda dei suoi gusti. Certo. Brodo di pesce coprire. A coprire, QB, ovviamente qui in base anche al pesce che avete. Per questa porzione ne basta circa mezzo litro più o meno. Lo copri. E andiamo a cuocere. E quanto deve andare più o meno il cacciucco? 40 minuti, un'oretta. Dipende anche da quanto dimmi, ti piace. Alfio. Abbiamo visto la foto di Fusca. Ma la Marsetti... Perché? La possiamo vedere la foto della Marsetta? Adesso certo, dico perché poi la... Ma perché poverina, era vestita da Pantera Rosa. No, ho evitato perché, vi spiego perché. Perché la Marsetti ha detto che ha avuto un'infanzia difficile causa i costumi che doveva mettere da piccola, è vero? Può vestire a 7 anni una bambina da intellettuale Pantera Rosa, no? Ma perché? Ma tu non l'hai scelto tu, quindi? No, non l'ho scelto io, era un po' mia madre che ci metteva... Ma altri costumi tipici, cioè... Altri, sono stata tipo... un'odalisca, un'egiziana. Dalisca di pesce? No, le odalisca. Ah, odalisca, ho capito, dalisca. Dalisca di pesce, no. Pesce. Sono comunque la figlia di un macellaio. No, la lisca di pesce, no. Sì, l'ancella egiziana. Ecco, questo ero io, Ante, guarda. Questo eri te, vedi. Era da D'Artagnan. Vedi, e quindi... Insomma, con la mia cucinetta dietro, guarda, che è vestita da ape. Ognuno ha avuto le sue storie, i suoi segreti. Difficile, ecco. Sì. Va bene. Ok, Anto, allora adesso prepariamo il pane tostato. Certo, quindi olio, mettiamo un bel filo d'olio dentro, in questo modo qua. Intanto io nel frattempo levo la zuppa, perché noi assolutamente ce la siamo già preventivata dopo prima. La vediamo solo a sorpresa alla fine, sì. Così allora. Teniamo, perché sono molto curiosa. Hai detto quanto deve cuocere coperta così? Un'orettina più o meno. Va bene. Poi dipende anche se vi piace più spappolata, un po' più rotta, sì, si può tenere anche di più. Allora, olio in padella in questo modo qua e ci andiamo a mettere dentro il pane in questo modo qua. Potete farlo anche al forno, lui ha detto. Lo potete fare anche al forno, anche così viene ancora più buona. Allora,
qui abbiamo, lo spoileriamo. E l'aglio no. L'aglio lo mettiamo dopo, lo grattugiamo alla fine. Io anto. E lo farai tu. No, no. Lo farai tu senza guanti. No, no. Allora, lo farai tu. Dai, eccolo qua. Cacciucco alla livornese. Guardate, questo però è una zuppetta meravigliosa. Questo è veramente buona. Buonissimo. Allora, facciamo una cosa, nel mentre il pane sta a tostare, noi lo impiattiamo e alla fine ci mettiamo le... Ok. E alla fine facciamo perché il bello del cacciucco è anche servirlo nel famoso coccio, sì, no? Sì, è vero. Perché lo tiene un po' caldo, sì. Perché è bello come immagine. Aspetta che te lo avvicino così. Qui diciamo che uno può fare anche come vuole, cioè nel senso lo può buttare tutto dentro, lo può mettere un pochino sistemato per benino. Beh, però insomma, i pesci si rompono tutti. E poi resta caldo più a lungo, tra le altre cose, il coccio. Sì. C'è un senso proprio. Sì. Guarda che bello. Questa lo sapete, è una delle mie canzoni del cuore, Believe I Can Fly. Bellissima. E con questo cacciucco si può volare. Sì. Maldente. Vai, ecco. Quando si arriva lì si può anche scaravoltare perché i pesci più importanti sono stati salvati. Bravissima. Allora, arrivati a questo punto manca il pane. Che ovviamente noi ci siamo già preparati prima. Quindi noi andiamo a prendere il nostro pane tostato in questo modo qua. Dove è andata a finire? Eccolo qua. Devo farti anche. No, te lo faccio fare. Ormai. Vedi, andiamo a fare l'aglio, l'aglio nel pane perché è la sua morte. Che la sua morte lo mettiamo. A chi non piacesse, è inutile dirlo, lo mettete il pane senza aglio. In questo però, modo qua. Però insomma, il cacciucco alla livornese prevede il pane sciapo. Bello aglioso. Con l'aglio. Anche perché questo puccino, se no con cosa lo prendiamo? Piatto unico, vero Evelina? Perfetto, piatto unico. E infine un po' di verdurina e basta. Ecco, un giro d'olio e questo è il cacciucco alla livornese di Federico Fusca. Grazie.